Caos più totale prima della chiusura, è probabile, non ho ancora aperto, però mi è venuto il dubbio perché pensavo fosse la pagliettina, questa qua, della pulizia, che è ordinata, è 3 volte che la ordina, 3 volte che non arriva, e mi sa che anche stavolta non arriverà. Però quando ho aperto questo qua, mi è venuto il dubbio che possa essere il chip di carica batteria di quel computer portatile, che sapevamo essere sicuramente in corto. Arrivato in anticipo. Forse sì. Quindi è arrivato prima del tempo. Due ne ho ordinati giustamente. Voilà. Perfetto. Andiamo a montare. Vediamo cosa succede. Così facciamo magari la terza puntata. Speriamo bene. Ricordate quello con un sacco di MOSFET in conduzione? Mi hanno poi detto che il computer veniva usato per gaming aperto con un ventilatore che soffiava su questa zona, quindi potrebbe essere anche caduto qualche un oggetto sulla scheda madre facendo un corto, non si sa. E il dissipatore era troppo sporco e quindi la temperatura saliva troppo e veniva raffreddato con questo sistema ventilatore. Sì, è proprio lui, 88, 88, 79A. Così ne abbiamo due, non c'è il rischio di la sfiga, uno non vada. Qua erano saldati. Abbiamo l'uno in basso. Non è messa malissimo, ma la ripassiamo un attimo per essere sicuri. Visto che 2 volte abbiamo attaccato integrato. Non è ancora abbastanza caldo. E direi che possiamo andare a piazzare l'integrato. Prima stagniamo anche lui sul posteriore. Meno brutto di quello dell'altra volta. Guarda, solo fare attenzione a non mettere troppo stagno nella parte centrale, perché poi dopo bisogna tirarlo via. Che c'è già quello dall'altra parte, mi bastava. Ok, questo lato a posto. Mi ritrovo. Ultima fila. Va bene. Ma sì, dai. Dobbiamo avere fiducia. Si vede dove l'uno? Ok, speriamo non arrivi nessuno. Possiamo metterci a attaccare. Prima scaldiamo la base, le piazzole, e poi mettiamo il cipino. Ok, come la volta scorsa, vediamo se l'assorbimento è di nuovo di cos'era, 170 mAh o qualcosa del genere, è un problema. Allora abbassiamo qua da non bruciare niente, colleghiamo solo per un attimo e vediamo che succede.
Wow, assorbimento 000, non male. O il chip non sta facendo niente, quindi non è attaccato bene, oppure non abbiamo più il problema del corto su quell'integrato. Ora, cosa possiamo provare? Vogliamo verificare per il 3,3 volt. Abbiamo sempre tensioni scombinate. Controllo ancora il 19 volt qua, 0,4. Vuol dire che i MOSFET non stanno facendolo in testa, non stanno facendo lo switching. Infatti, non abbiamo ancora tensioni. Ciucciumbia, 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 ciucciumbia. Non ricordo più. Tutto. Inizio a sospettare che questi due MOSFET qua possano essere necessari. Qua mettere già una coppia di MOSFET qua. Li sostituisco prendendo una scheda madre nuova, cioè una scheda madre usata. Allora, qua ne ho un paio presi proprio da un circuito di carica. Vediamo se sono uguali. Ah, 7408, 7408, perfetto. Quindi stesso schema dell'altro, se non ricordo male. Controlliamo solo che non siano, che di questo computer non fosse un problema. I miei dubbi che questo risolva il problema, però inizio a riposizionare perché è passato un po' di tempo, devo anche, riparato o non riparato, devo riconsegnare la scheda, cioè il computer, quindi mi porto avanti anche con il riassemblaggio delle parti che si scaldavano parecchio e poi abbiamo visto che c'era un'interruzione o qualcosa di anomalo. Andiamo a ripristinare entrambi. Gli schemi costruttivi hanno forse visto che si trattava di due integrati uguali, di due MOSFET uguali. Un po' troppa aria forse. Andiamo a piazzare il primo. Vediamo se è cambiato qualcosa, penso di no. Assorbimento nullo. Sto facendo misure per cercare di vedere qualche tensione. Non trovo niente perché il primo MOSFET non è in conduzione. Ho 10 volt su 8,5. Per un attimo ho avuto 10. E sulla main power line abbiamo 4. Come se ogni tanto partisse qualcosa, però 5,6, 4, 4,9. Facciamo un attimo un ponte. Facciamo il ponte con lo stagno. Mamma mia.
Lo vuol mangiare tutto, eh? Gustato. No, dai, no, no, allunghiamo che lavoretto, che lavoretto, ma sono proprio un genio. Sono il genio dello schifo. La pallina miracolosa è stata connessa, guardate. Che pallina meravigliosa. Andiamo a alimentare. Adesso ho fatto 10, riprovo, aspettate, 10, 10 poi 0. Sono due tensioni che ballano, vanno, vengono, è una catastrofe. Siamo da questo lato, come era facendo? Ci speravo tanto. Andiamo anche a ripiazzare quello di là. Eccone qua uno. Stesso metodo, vedete, alimentatore, MOSFET. E va a dare l'alimentazione al PC. Qua ci sono il primo, secondo MOSFET. E poi si arriva qua e si va alla batteria. Che è la stessa roba più o meno che c'è qua. Anzi, controlliamolo come al solito. Poi devo andare avanti con qualche lavoro, se no. Qua c'era un po' uno schifo. Ma che c***o. Ma ho messo. Madonna. Ma si può essere così bestia? Ma che schifo è? Come ho fatto a mettere i. C'è il gate. Oh, l'avevo fatto apposta, non penso. Ma non ha senso. Ma si fa a fare una schifezza così? Questo potrebbe essere un problema, poteva essere un bel problema. Riproviamo. Vediamo un po', si fa il botto. Sono 20 mA, poi lo fa sempre tutte le volte che accendo, fa 20 mA. Due volte c'erano. Ormai tutte le parti sono al loro posto, sono state cambiate. Mamma mia. La quarta puntata? Solo che dovrò restituirlo prima o poi sto coso. Zero. Nessun corto.
Va tutto buono. Allora, ho guardato un attimino gli schemi. Abbiamo che su questo integrato, su PIN18 dovremmo avere l'alimentazione. Andiamo a controllare. 8, 16, 17, 18. Ovvero qua. E difatti c'è. Ora, con il tester a schermo. Quindi 2,2 e pin 2 e ACQ 3 volte, il che potrebbe essere opposto come valori. C'è l'alimentazione 19 volt, poi secondo gli schemi 5, 6, 5, 6, 7, 8. No, pardon, out 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Invece non c'è. Faccio il 5. C'è 0, 5, 6, 10, 13, c'è cioè 3,3. Allora, poi questi dovrebbero essere enable 4,5. Ah, manca l'enable 2. Ah no, enable 1 manca. Allora, straccio un po' l'enable che è vicino al super IO. Il valore di enable arriva da una resistenza vicino al super IO, che dovrebbe essere questo, se non sbaglio. Andiamo a verificare, do alimentazione, dubito che ci sia perché secondo me il super IO non è alimentato, quindi qua abbiamo 0, infatti 0,5. RB14, scusa, ma cosa sto facendo? Sono impazzito. DB1 è questo. Sono un attimino sbagliato, mi sono un attimino sbagliato. Mi sono sbagliato. Vediamo questo. Sto diodo. Non ci sarà niente, ma 0,3. 0,2 dall'altro lato. Attenzione, pin 22. 22. Che non mi ha dato da niente. Subimento 20. Subimento 20 mA. Solo che la cosa è un po' inquietante perché è tutto forzato. Ho prodotto obbligatoriamente il 3,3. Faccio vedere. Abbiamo il 5 volt. Il 5 volt si è generato. Faccio vedere qua. Lo faccio vedere con l'altro misuratore. Manca il 3,3 comunque. Toh, 5 volte. Il problema è che il 3 non c'è. 0. Quindi abbiamo solo l'alimentazione 5. Allora, qui sul 14 ce l'abbiamo o no? 0. Pin 9 power good, questo power good 0, e qua anche 0. Quindi il problema è che non abbiamo il power good che arriverebbe in realtà da qua. Questi condensatori pazzeschi. Ma sì, qua.
Cazzo. Ma che valore ha con tre condensatori di questo tipo? Ah, ma il power good arriva dall'induttante. No, c'è qualcosa che non va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh sì. Scusate, ma sto power good. C'è qualcosa che non convince. Grezzosità, a parte aver dimenticato di registrare, vi faccio vedere, ho tagliato qua. Questo è il famoso segnale power good che abbiamo a zero, che ci mandava a zero anche questi. E questo qua è a massa. Power good dentro questo integrato 3,3 è a massa. Non penso proprio sia voluto, quindi il problema potrebbe essere che si è schiattato anche lui. Il problema è che dove lo trovo? Dove lo trovo? Boh, visto che siamo qua, andiamo a dare il 3,3 volte, lo mettiamo noi. Quindi 3,3 volte. L'integrato potrebbe anche tirare le cuoie, perché gli sta andando corrente al contrario. Però proviamoci. Quanto qua abbiamo la linea 3,3 volte, andiamo a vedere se ci fa, se va in protezione l'alimentatore. Tiriamo sull'induttanza. Tiriamo sull'induttanza così scolleghiamo l'integrato dall'altra parte. Tanto abbiamo visto che l'uscita arriva qua, 19, 3,3. Noi stacchiamo di qua l'induttanza e andiamo ad alimentare direttamente qua il 3,3 volt. Così abbiamo la tensione generata per cavoli nostri. Andiamo a ingettare 5 vo 3 volte, 3 qua. Vediamo. Sì, abbiamo 130 mAh, ve li faccio anche vedere magari. Ecco qua. 130 mAh. Quindi non abbiamo ancora il 3,3. Ora possiamo accendere, abbiamo il 5, il 3,3. Vediamo che succede. Se fa airbotto. Ehi, mega corto, mega corto. Che succede? Come mai? Che si è schiattato? Di nuovo la main power line a massa! Main power line, esatto. Ah, è schiappato quello. Quindi abbiamo la conferma che il bastardo era quello schioppato. Andiamo a tirarlo via. Che odissea, che fatto babum. Dei buchi sono generati. Almeno no, c'è la massa. La massa. Non c'è la massa. Qui giusto c'è la massa. Qua power good. Che ora non è più a massa. Va bene, va bene. Rialimentiamo. Solito assorbimento. 0,2 come prima. Andiamo a vedere, adesso non abbiamo più. Ho richiuso tutto, eh? Non vi siete persi un granché, è finita la batteria. Spero che il filmato precedente almeno fosse arrivato a un punto decente prima di interrompersi. Allora, cosa ho fatto ancora? Che non è. Ecco
finito in ripresa. Ho alimentato con l'alimentatore esterno direttamente il 3,3 volt qua sul circuito 3,3 volt in modo da avere sia il 3,3 volt che il 5 volt, e difatti c'è sia il 3,3 che il 5 volt. Il problema qual è? Non c'è il 3,3 sull'accensione, sulla tastiera, perché probabilmente il Super I/O non gli dà il 3,3. A questo punto l'integrato del 3,3 volt, non so se ordinarlo o no, io devo chiudere una settimana, avverto il cliente, l'altro negozio, che ci vanno un altro integrato da cercare di ordinare, però inizierei a avere dei dubbi che ci siano altri problemi che salteranno fuori appena sostituiremo anche quello. Sì, forse no. Vabbè, niente, comunque adesso vedo cosa dice l'altro negozio. In ogni caso ci vanno altri 15 giorni per l'altro integrato. Boh. Cagnaccia, tutta cagnaccia.